Un giubileo della misericordia, perché la Chiesa è chiamata ad offrire i segni della presenza e della vicinanza di Dio. Papa Francesco spiega così nella Basilica Vaticana il motivo per cui indire un anno santo straordinario, che sarà aperto il prossimo 8 dicembre e proseguirà fino al 20 novembre 2016. Nel giorno della pubblicazione della bolla, durante i vespri della Domenica della Divina Misericordia, Francesco ricorda che l'anno santo dovrà mantenere vivo il desiderio di saper cogliere i segni della tenerezza di Dio, soprattutto in quanti soffrono, in quanti sono soli e abbandonati e anche senza speranza di essere perdonati e di sentirsi amati. È il giubileo per incontrare Gesù, percepire il suo calore e essere trasformati dal suo tocco. È il tempo favorevole per curare le ferite, un tempo di pace. La pace, soprattutto in queste settimane, permane come il desiderio di tante popolazioni che subiscono la violenza inaudita della discriminazione e della morte, solo perché portano il nome cristiano. La nostra preghiera si fa ancora più intensa e diventa un grido di aiuto al Padre, ricco di misericordia, perché sostenga la fede di tanti fratelli e sorelle che sono nel dolore, mentre chiediamo di convertire i nostri cuori per passare dall'indifferenza alla compassione. Francesco. Nella bolla letta da Monsignor Leonardo Sapienza, reggente della Casa Pontificia, l'annuncio dell'apertura di una porta santa in tutte le chiese particolari e la possibilità per alcuni sacerdoti di rimettere i peccati riservati alla sede apostolica. Nella terza parte, l'appello del Papa a cambiare vita per chi si macchia di crimini come la corruzione, piaga putrefatta della società.